Buongiorno, questo è un piccolo video di presentazione di quelli che sono i temi di cui si occupa la materia che insegno, il diritto internazionale privato e processuale, che è offerto nel corso di laurea magistrale come corso opzionale facoltativo a scelta degli studenti. È una materia particolare perché si occupa di fattispecie, vicende che non sono tutte interne all'ordinamento italiano, ma presentano degli elementi di contatto significativi con uno o più ordinamenti esteri. E solo per questo, già solo per questo, si innescano dei meccanismi e dei quesiti a cui risponde il diritto internazionale privato, che sono affrontati e possono essere affrontati sia dal punto di vista dell'ordinamento italiano e quindi come l'ordinamento italiano si pone in relazione a queste fattispecie, ma poi allargando lo sguardo anche in relazione a come l'ordinamento dell'Unione Europea si pone in relazione a queste fattispecie, perché in questa materia l'Unione Europea ha da un po' di anni acquisito una competenza normativa e quindi per certe materie abbiamo soluzioni uniformi, comuni, per tutti gli Stati membri, stabilite appunto in regolamenti dell'Unione Europea. Accanto a questo, poi l'Italia è parte di convenzioni internazionali che disciplinano alcuni aspetti. Quindi diciamo che nell'ambito di questo corso le tre tipologie di fonti che ci troviamo ad esaminare sono appunto la legislazione italiana in materia di diritto internazionale privato, regolamenti dell'Unione Europea o convenzioni internazionali. Ma quali sono questi quesiti a cui il diritto internazionale privato risponde? Beh, partiamo da degli esempi molto banali. Pensiamo ad una tipica famiglia transnazionale cosiddetta o internazionale, dove cioè i componenti della famiglia ad esempio non hanno la stessa cittadinanza, oppure pur avendo la stessa cittadinanza magari risiedono stabilmente in uno stato diverso da quello di cui sono cittadini. Già questo rende appunto internazionale, tra virgolette, o transnazionale questa famiglia, ponendo una serie di questioni per quanto riguarda ad esempio la regolamentazione dei rapporti tra i due coniugi, la regolamentazione dei loro rapporti personali, dei loro rapporti patrimoniali e tutta la gestione poi dell'eventuale contenzioso che si può verificare ad esempio in fase di scioglimento del matrimonio e quindi le questioni attinenti allo scioglimento stesso, ma anche quelle collegate, come se ci sono dei figli, l'affidamento dei figli, il diritto di visita, eventuali obblighi alimentari. Ecco, queste tipologie di fattispecie pongono i tipici quesiti a cui risponde il diritto internazionale privato, che sono in estrema sintesi l'individuazione del giudice competente, quindi stabilire se noi ci poniamo, ora per semplificare dal punto di vista dell'ordinamento italiano, stabilire se il giudice italiano può occuparsi o meno di quella fattispecie. Quindi, detto in un altro modo, quali sono quegli elementi di contatto che la fattispecie deve presentare con l'ordinamento italiano perché il giudice italiano possa occuparsene e quindi questioni di giurisdizione internazionale. Secondo aspetto di cui si occupa la materia, quello di stabilire qual è la legge che regola quel rapporto, perché anche una volta che noi abbiamo stabilito che il giudice italiano è competente, non possiamo assolutamente dare per scontato che poi applichi la legge italiana, che debba applicare la legge italiana. Perché? Perché quando un rapporto ha questo elemento transfrontaliero, questi elementi di contatti con un altro ordinamento, l'ordinamento italiano può ritenere più opportuno che quella fattispecie sia regolata da una legge straniera. Quindi la questione di quale è la legge che regola una certa fattispecie
fattispecie che presenta elementi di contatto con più ordinamenti è un'altra delle questioni che sono esaminate nel corso del diritto internazionale privato, con ovviamente tutte le problematiche collegate. La terza sfera, il terzo ambito della materia è quello di andare a vedere quali sono le condizioni per poter dare efficacia ad una sentenza straniera nel nostro ordinamento. Quindi, a quali condizioni una sentenza ottenuta in un ordinamento straniero può produrre effetti nell'ordinamento italiano. Assimilabile, ma non sempre coincidente con questa problematica, c'è una problematica estremamente di attualità, che è quella di quali effetti possono essere dati ad uno status, ad un rapporto familiare creato all'estero. Ora, noi siamo abituati a pensare che, ad esempio, se io sono sposata e ho dei figli, questi rapporti, quindi il mio rapporto di coniuge e il mio rapporto di genitore rispetto ai miei figli, sia riconosciuto come tale anche se io mi sposto e vado a vivere in un altro stato. In realtà non è sempre così. Perché non è sempre così? Perché varia da stato a stato la disciplina di questi rapporti, in particolare in presenza di particolarità di questi rapporti, non sempre c'è una perfetta coincidenza di vedute tra gli ordinamenti. E allora ci sono dei casi particolarmente attuali negli ultimi anni di rapporti familiari che non in tutti gli ordinamenti hanno la stessa disciplina e come conseguenza non in tutti gli ordinamenti sono riconosciuti allo stesso modo. Sto pensando al matrimonio tra persone dello stesso sesso, che è possibile in molti stati, anche in molti stati dell'Unione Europea. Ma in altri non è possibile, ad esempio, come sapete, in Italia non è possibile contrarre matrimonio, ma è disciplinata l'unione civile tra persone dello stesso sesso. Oppure, ancor più di attualità, la questione di capire fino a che punto sia possibile riconoscere un rapporto genitoriale con un figlio nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita non possibili in Italia, ma possibili all'estero. Ad esempio, un figlio nato da maternità surrogata, ricorrendo a questa tecnica in un paese in cui è legittima, ma attraverso una tecnica che non è prevista e anzi è vietata dalla legislazione italiana. Che succede in questi casi? Quindi, questi rapporti, che efficacia possono avere in un ordinamento quando all'interno la disciplina è diversa? Ecco, il diritto internazionale privato dà delle risposte, ma spesso ci sono dei casi limite che creano delle questioni problematiche proprio da risolvere anche attraverso i meccanismi del diritto internazionale privato. E l'esempio che facevo da ultimo del rapporto di filiazione sorto all'estero ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita è ad esempio uno dei casi che noi affrontiamo nell'ambito del mio corso anche nella parte laboratoriale, che si svolge attraverso la ricerca di giurisprudenza per sostenere certe argomentazioni e con una fase poi di dibattito in aula, contrapponendo le argomentazioni a favore del riconoscimento e quelle contrarie al riconoscimento, argomentazioni rigorosamente solo giuridiche e sostenute da giurisprudenza nazionale, estera e delle principali corti di riferimento, in particolare della Corte Europea dei diritti umani. Questa parte laboratoriale del mio corso si avvale della collaborazione con il personale della biblioteca anche per lo studio di come utilizzare
le banche dati disponibili nella nostra biblioteca per la ricerca di giurisprudenza, che sarà poi quella che servirà per argomentare le prospettive diverse di soluzione di questi casi che sono di particolare attualità e che vengono sottoposti agli studenti.